anche se fuori il mondo parla per noi, per me. Kiss, tra poco andremo a scoprire uno strumento molto legato alla musica popolare italiana, la fisarmonica. Sì, questo strumento che accompagna le orchestre o anche le band di musica popolare. Siamo qui, andiamo a casa di un produttore, un artigiano che è un esperto, ha iniziato come accordatore ma poi lo scopriremo. Lui è Bai Marco, venite con me al Bruco Show Destinazione Musica a scoprire il mondo della fisarmonica. Ciao. Bene, tu? Tutto ok, tutto ok. Stavi lavorando? Stavo lavorando alle fisarmoniche. Ok, quindi a... sì, adesso ci veniamo a... Mi fai una sorpresa. Sì, sì, veniamo a scoprire un po' quello che è il tuo mondo. Ok, sarà un piacere. Vai Marco, come ti è venuta questa idea? Innanzitutto com'è che ti chiami? Kajada Marco, okay, ciao a tutti, innanzitutto Marco. Ciao Bruco. Ciao. Grande, grazie innanzitutto. No, figurati. Mi è venuta nel 1976 questa idea di creare fisarmoniche, di accordare fisarmoniche, e ho lavorato per tutte le grandi ditte stradelline e poi nel 2000 ho deciso di creare un logo tutto mio. E Bai Marco. Bai Marco, all'americana. Adesso ti chiameranno tutti così. Sì, mi chiamano anche Baby Marco, Bai Marco, poi devi vedere come scrivono il Bai, no? In modo molto strano. E come è nata? La fisarmonica è uno strumento molto presente nella musica popolare italiana, certo. Anche nel folk, un po' qualche volta anche nel rock, ci sono certo. jazz sicuramente. E... Però quando è che è stata introdotta? Nella musica da ballo, sì, dici? Sì, nella musica da ballo. Ma nel dopoguerra, grazie a un certo maestro Giraldi, no? In arte castellina, che all'inizio si esibiva col sistema pianoforte, quindi questo tipo di tastiera. Mm-hmm. Poi ha suonato la cromatica. Comunque sono circa 60 anni, 70 anni, grazie a Casadei, insomma, che la fisarmonica è entrata appunto a far parte delle orchestre della musica da ballo. Internazionali, insomma, chiamiamolo, okay, musica sì, da ballo è un po' squallido, ecco. Cioè quella musica che tanto fa ballare, che tanto esatto, riempie esatto. le piazze, i locali. E... La curiosità, appunto, facciamo finta, io non so niente, effettivamente non è che conosco molto, apprezzo lo strumento, la fisarmonica, ma ci rivolgiamo magari a persone che sono incuriosite. Quali sono i principali tipi e quali sono le differenze tra una fisarmonica e l'altra? Beh, ci sono due sistemi di fisarmonica, quella pianoforte, tastiera pianoforte, e la cosiddetta fisarmonica a bottoni, chiamata semplicemente, volgarmente a bottoni, sistema cromatico. Sono due strumenti totalmente diversi, perché sul sistema pianoforte tu hai queste ottave obbligatorie, come vedi, no? Quindi non hai alternative, mentre nel sistema cromatico hai delle file ripetute, come tu vedi, schiacci la prima fila e ripete la quarta, quindi è molto più facile da suonare la cromatica, perché tu in questo modo fai un'ottava, vedi? Certo. Mentre nella pianoforte devi comunque allungare e i suoni sono totalmente diversi, perché questa è una fisarmonica, come vedi, più larga, mentre questa più tozza. Comunque molto affascinante la fisarmonica cromatica, che purtroppo stiamo un po' perdendo. Ci sono ancora in Emilia Romagna, perché già certo. Ferrari, il grande Carlo Venturi, Castellina, eccetera eccetera. E questi tasti a cosa servono? E questi sono i registri dei bassi, quindi ogni quando tu clicchi
uno di questi registri cambiano le ottave, quindi voce singola, due ottave, tre ottave, eccetera, eccetera, fino ad avere il master, che, dove suonano tutte le ottave, no? Qui hai la nota fondamentale, il maggiore, il minore e la settima diminuita. Quindi andiamo a sentirla un attimo. Qui andiamo a sentire, allora, senti questo, questo là, ok? Se noi andiamo a cliccare questo registro, sentirai l'ottava più grave, certo. Ok? Insieme avremo la voce del bandoneo, per capirci il registro dei tanghi alla piazzolla. Poi andiamo a cliccare un altro registro e qui abbiamo un vibrato che serve per fare i valzer, adesso così, occhio e croce, in modo molto veloce. Sì. Beh, però ha già chiarito, abbiamo chiarito qualcosa, abbiamo chiarito qualcosa. E il rapporto, invece entriamo un po' più nel tecnico, il rapporto tra la fisarmonica e il mondo del MIDI, cioè il mondo digitale, comunque di trasformazione di quello che sono le note in digitale, quindi in partitura usate con computer, in collegamento. Sì, il MIDI non è nient'altro che è una contattiera che va a prendere poi fondamentalmente i suoni della tastiera, quindi dell'expander. A chi serve il MIDI? Generalmente a coloro che suonano da soli o chi fa piano bar, perché col MIDI vai naturalmente a prendere i suoni tromba, violino, sax, trombone dall'expander e cliccando il fondamentale hai automaticamente l'accordo. Finché tu non cambi, se tu fai Do, poi farai Sol, ma finché non clicchi il bottone automaticamente, certo, hai l'accompagnamento. È una grossissima comunità che io non amo, perché essendo artigiano e accordatore di fisarmoniche, tu sai che il MIDI è una cosa un po' elettronica, no? Non è il mantice, il cuore, poi, certo, fondamentalmente della fisarmonica. Sì, è un suono che può essere sintetizzato, esatto, campionato. Esatto, e quindi... esatto, però è molto comodo per coloro che lavorano singolarmente. Siamo arrivati nel tuo laboratorio dove si progetta il Made in Italy. Il Made in Italy, sì, assolutamente Made in Italy. Tutto Made in Italy. Come nasce appunto la creazione di una fisarmonica by Marco? Allora, inizio col dirti che per creare una fisarmonica artigianale ci vogliono 6 mesi. Una fisarmonica è formata quasi un parto. Quasi un parto. La fisarmonica è formata da oltre 3.000 pezzi e il prodotto artigianale naturalmente parte dalla falegnameria, quindi dai miei cassari. Io sottolineo che dal 1976 do il suono, quindi la mia professione è quella di accordatore, quindi colui che dà il suono alla fisarmonica. Eccoci qua con l'ancia della fisarmonica, questa nota è un do diesis. Come potete vedere, caro Bruco, sto limando la punta dell'ancia. Limando la punta dell'ancia, la nota cresce. Se andiamo nella parte posteriore, naturalmente senza mai segnare l'ancia, la nota cresce. Ecco fatto. A questo punto mettiamo... E per farla diminuire? Per farla diminuire dobbiamo grattare verso il chiodo. Verso questa, okay. Ok. Ora siamo a corista. Vi rammento che il corista ormai internazionale è il 440, l'880. Una volta fatta la madre, noi lo chiamiamo così, il vero accordatore, lo sottolineo, vero accordatore, spegne l'apparecchio e fa tutto ad orecchio. Tu senti adesso in questo momento una stonatura, ovvero la nota non è all'unisono. Sì. Senti che vibra? Quindi noi, sta calando, senti che si avvicina, ecco, adesso siamo all'ottava spaccata. Quindi sono all'unisono. All'unisono in questo caso. Ricordate che il vero accordatore lavora solo esclusivamente, come si dice volgarmente, ad orecchio, perché se tutti guardassimo l'apparecchio
li verremo tutti accordatori. Certo, quindi il robot, vero accordatore fanno... lavora ancora così. E quanti quindi collabori? Mi dicevi prima che collabori anche con delle falegnamerie, oppure hai tu una falegnameria? No, io ho un mio cassaro con il quale collaboro. Cassaro vuol dire? Colui che fa le casse. Ok. Scusate, delle fisarmoniche, perché cassare un po' volgare come, come aggettivo, dal, tutto dal 2000 è colui che ha così creato la cassa by Marco, dal 2000 ad oggi sempre la stessa, infatti il logo by Marco è coperto da copyright, è un marchio registrato. Ok, quindi diciamo appunto un made in Italy, perché tutti i prodotti, tutte le parti nascono in Italia, assolutamente sì. Nascono in Italia. Quello che tengo tra le mie mani è un traforo che immagino possa essere personalizzato in qualsiasi modo. Beh, infatti questo è il modello in tango, vedi, abbiamo due ballerine di targo argentino, scusate. Sottolineo che questo traforo è fatto tutto a mano, col seghetto, sai? Accidenti. Col seghetto, quello, sai cos'è il seghetto? Sì, 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 ecco, quello che tutto a mano. È il traforo, esatto, da, tutto traforato, tutto traforato a mano, ecco, è un capolavoro. E niente, ero incuriosito dal fatto, sei partito appunto come accordatore, sei riconosciuto come tra i principali, sì, accordatori italiani di fisarmoniche, e poi a un certo punto hai deciso di diventare produttore. Com'è stata la scelta? La scelta è stata molto difficile, perché io ho lavorato per la Fratelli Crosio dal 76 all'80, poi 10 anni capo accordatore di Tadalla Pe, poi ho lavorato un po' per l'azienda Stocco, che cito perché sono dei miei carissimi amici, certo, e poi per la Lucchini. Questa sede è proprio la ex Lucchini. È stato molto semplice, ho detto, che è un marchio storico. Storico, storico, veramente, ha fatto la storia della fisarmonica. 2 più 2 fa 4, Bruco, ho detto, ma visto che da 25 anni accordo fisarmoniche per le altre aziende, quindi fondamentalmente il prodotto, le sonorità le ho date io, certo, perché non creiamo un prodotto tutto nostro? E così è nata nel 2000 la by Marco, che dopo un anno è diventata la fisarmonica, grazie a Dio, dei numero uno. E ecco appunto, volevo chiederti come sta il mercato della fisarmonica, come ha risentito della crisi, ci sono particolari problematiche, oppure un mercato che ha una sua nicchia che comunque lo fa andare bene? Beh, è un prodotto ormai di nicchia. Con l'avvento della Cina, diciamo che la Cina è arrivata anche... Anche loro fanno, anche loro le fisarmoniche. Anche loro le fisarmoniche, però tutto. Dobbiamo anche essere sinceri, un prodotto cinese che costa 300-400 euro, possiamo dire tranquillamente il costo, dà la possibilità ai giovani di imparare. Certo, quindi naturalmente un professionista non acquisterà mai una fisarmonica cinese, ma verrà da un artigiano come il sottoscritto per acquistare un prodotto... Tipo originale, questo, artigianale, fatto con prodotti italiani, un vero made in Italy. E appunto, è apprezzato invece il prodotto fisarmonica prodotto in Italia all'estero? Perché ho visto che sul tuo sito, che citiamo, lo www.bymarco.com, esatto, c'è anche la pagina in inglese, comunque sono, sì, le pagine, le spiegazioni in inglese. Ma io lavoro per il mercato spagnolo, che è similare a quello italiano, e per la Germania. Non vado oltre, perché Bruco? Perché essendo, come hai visto, un artigiano, i pezzi a fine anno sono molto limitati, è un prodotto di nicchia, quindi anche volendo non potrei accontentare le esigenze e le richieste. Quindi puoi essere considerato, o possono essere considerate le fisarmoniche by Marco, le Ferrari delle fisarmoniche? Beh, sai, o è un po' l'obiettivo? Io sono di parte, naturalmente, perché... Perché ti si McLaren? Perché no, tipo Ferrari, però guardi, i migliori artisti della musica da ballo usano by Marco, quindi un motivo ci sarà. Se